Questa sera parliamo di letteratura mondiale, letteratura europea, in particolare quella serbo-croata, di alcuni dei giganti di questa letteratura balcanica e uno dei grandi autori, peraltro, viventi anche qua con noi questa sera. Parliamo di un libro in particolare che ci consente, il libro Giorni freddi di Novi Sad, ci consente di parlare del potere della parola e dell'importanza della riflessione sulla storia e l'elaborazione del passato, di uno dei momenti più tragici della storia europea, un capitolo di cui anche l'Italia fa parte direttamente, perché alcuni di voi ricorderanno, Novi Sad è un pezzo della Vojvodina serba, cioè della Repubblica Serba di Vojvodina. Scusa, della Repubblica della Vojvodina. Adesso ho un inizio un po' contorto, comunque, di una regione autonoma della Serbia, ex Jugoslavia, occupata dall'Italia, come dalla Germania, dall'Ungheria e dalla Bulgaria, vicini del paese nel 41. In quel contesto, nel contesto dell'occupazione di questo paese che si realizza, si prende, succede, accade la tragedia di cui parliamo questa sera. Il libro raccoglie gli scritti dei due importanti, tra i più importanti narratori balcanici, Danilo Kishe e Aleksandar Tišma, entrambi testimoni degli eccidi di Novi Sad. Entrambi ebrei ungheresi, almeno in parte ebrei ungheresi, in quanto in un caso per parte di padre, in un caso per parte di madre. Un problema che mi ha colpito nel leggere il libro è ha ancora degli strascichi molto forti nel presente, molto di più del problema più ampio che l'Europa ha di mantenere viva la memoria della Shoah. Ma se si pensa al fatto che uno dei responsabili di questo eccidio è morto soltanto l'anno scorso, appena dopo essere stato assolto da un tribunale europeo per i crimini commessi, o meglio, non commessi, secondo il tribunale Kepilo. Lascio volentieri ai miei ospiti, tutti estremamente importanti, il palcoscenico, il momento della discussione, ve li presento, sono molto felice di presentarvi il curatore di questo libro che ha portato, quindi a merito di aver portato in Italia o al pubblico di letteratura italiana, visto che la casa editrice in realtà è svizzera, questo libro, Piero del Giudice, accanto a me, e lo scrittore bosniaco Kara Hašan, con cui abbiamo il piacere di parlare di queste tematiche e del legame stretto che hanno che si può tracciare con la storia bosniaca, visto che Karahashan è stato testimone della sede di Sarajevo e sappiamo che nella guerra di Bosnia l'Europa ha visto un nuovo genocidio e quindi ci aiuta a collegare all'importanza, all'attualità di questo tema. Goran Levi, presidente della comunità ebraica di Novi Sad, che è ridotta all'omicidio ma ancora esiste o resiste, e di cui il libro include uno scritto interessante. Concluderà la nostra serata Michele Nardelli, presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, che salirà più tardi sul palco, e a moderare l'incontro il direttore del Corriere del Trentino, Enrico Franco. I temi sono tanti, vi lascio quindi subito lo spazio per poterne parlare e ringrazio tutti per essere ospiti e presenti in pubblico per essere venuti a questa sera. Oh, mi sono dimenticata la cosa più importante, era arrivato, lo aspettavamo, Fabrizio Rasera, presidente dell'Accademia Romanetana degli Agiati, a cui lasciamo il palco per un saluto, chiedo scusa. L'importante è che saluto, potevo farlo anche dopo. Comunque voglio dire che sono contento e anche un po' emozionato nel portare questo saluto, perché sapere che a questo tavolo c'è l'autore di un libro come il centro del mondo, che è stato per me una lettura straordinariamente emozionante, ormai 15 anni fa, perché più o meno quelli sono passati, così caratterizza questo incontro con una vena particolare, insomma, di rilevanza.
E siete in una città che nel suo piccolo ha lavorato molto sulla memoria della guerra. Sono usciti l'anno scorso 3 enormi volumi costruiti di storie in prima persona o di biografie di un'esperienza di guerra meno drammatica, caratterizzata da una quotidianità che però è una quotidianità segnata pur sempre da deportazioni, da bombardamenti, da isolati, ma certo nella nostra piccola realtà rilevanti fatti politici tragici come l'assassinio di Angelo Bettini che è venuto a 20 metri da qui. Ma non voglio sviarmi per strade, diciamo, marginali, ve lo dico solo per dire che questo lavorio sulla memoria ha indubbiamente una dimensione che valica di molto l'aspetto dell'attenzione storiografica, fa ancora parte di un patrimonio vivente. E quindi immagino che questo tanto più sia vero per realtà attraversate da vicende straordinariamente tragiche come quella di Novi Sad, e dove probabilmente anche le rimozioni reciproche sono state altrettanto insidiose di quelle che pure conosciamo anche noi, insomma, per tante ragioni. Quella è una storia difficile, tanto che quel libro di cui vi sto parlando ha per titolo Il diradarsi dell'oscurità, intendendo questa faticosa, ma no, questo faticoso emergere della memoria sotto una coltre di oblio. Grazie a tutti di essere qui, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, devo dire che parliamo di un libro molto bello e molto importante, perché della Shoah si è parlato molto, si parla molto e si conosce poco. E della Shoah si conoscono i grandi numeri, le grandi immagini, ma non ci si sofferma mai sul fatto che la Shoah è il dramma di singole persone. Così come della Shoah si parla solo, o quasi solo, o meglio l'attenzione è centrata soprattutto sulla, se parlo un po' veloce me lo dica, soprattutto sulle vittime e non sui resistenti. Proprio l'altra sera, per esempio, sono andato a Bolzano a vedere uno spettacolo che credo che a Trento, in Trentino non è previsto, spero che si ripensino, fatto da un attore trentino, Andrea Castelli, per lo Stato di Bolzano, sulla Rosa Bianca, sulla testimonianza di questi giovani tedeschi che si sono rifiutati alla follia. E il libro, attraverso due testimoni, i due grandi scrittori, ci raccontano le umanità e anche le disumanità. E ci raccontano un altro dato che secondo me è poco conosciuto, poco avvertito dal dramma della Shoah. In Europa, bene o male, la Shoah non ha cancellato, e poi ti darò a Gon Allegri magari anche ovviamente a Karajan di dire se questa mia impressione è vera o sbagliata, ma in Europa la Shoah non ha cancellato la presenza e il ruolo della comunità ebraica, l'ha un po' ridimensionata, però cioè, nell'Est, quando io sono andato in alcuni luoghi dell'Est, veramente fa caponare la pelle, nel senso che, non so, soprattutto in Romania o Oravia, adesso vado a memoria, probabilmente sbaglio, mi pare che abbia 120.000 abitanti, allora c'erano 30.000 ebrei, adesso ne sono rimasti 20. Cioè è un terzo della città che è sparita, cioè proprio è cambiata la fisionomia. E quello di cui è successo a Novi Sad, che tra l'altro non riguarda solo gli ebrei, ma riguarda anche i serbi, riguarda altri cittadini, dà l'idea di come una città in pochi giorni possa essere stata travolta dalla follia. Merito di avere portato ai lettori italiani questo libro è di Piero del Giudice, che cura appunto questa collana di scrittura e storia per ADV Publishing House, e è un giornalista di lungo corso, lungo nel senso positivo, è stato inviato in Jugoslavia, guerra tra gli anni 90 e 91-99,
ha girato decine di reportage per varie testate, documentari, docufilm, ha scritto un libro, Sarajevo Sanitate, Sarajevo, e ha fatto tante altre cose nella vita. E lui ha curato, è proprio un'idea sua questa, quindi io partirei da lui e chiedergli perché ha sentito il bisogno di raccogliere questi scritti e come è nato l'idea del libro. Grazie. Ma tra l'altro volevo dire a Rasera che abbiamo ripubblicato Jebel Karahasa e in una l'abbiamo stasera è successo qualcosa per cui non c'è il libro di Karahasa, ma Karahasa è venuto in maggio a presentare un'antologia che ho curato io sugli scrittori dell'assedio. Quel libro che di cui hai citato, che in realtà il titolo originale è Diario di un trasloco, Dnevnik Selimbe, però nell'edizione Il Saggiatore del 94, che tu ricordi bene e che ha emozionato tutti noi, insomma è stato un libro straordinario e io l'ho cercato subito dopo, era chiamato Sarajevo Centro del Mondo per tante ragioni. Quel libro è disponibile, è uscito nella stessa collana, poco, subito prima di quello lì, con tra l'altro, e ti consiglio perché c'è un capitolo completamente nuovo che non c'era nell'edizione precedente sull'incendio della biblioteca, è un lungo capitolo sul bombardamento della biblioteca di Sarajevo. Ma io ero a Sarajevo, ma perché mi occupo di questa cosa di Novi Sad? Tra l'altro in questi giorni siamo stati a Parma, alla biblioteca Ilare Alpi, veramente c'era una folla di persone, e a Trieste ospiti, perché il presidente è un mio amico, il presidente sino a poco fa, Andrea Mariano è un mio amico, della comunità ebraica, e c'era una folla di persone, ma di tutta la città, poi una città che per varie ragioni ormai è piena di ex jugoslavi, più o meno tutti nostalgici di quello che era la Jugoslavia. Ma stando nei Balcani, lavorando nei Balcani per una decina d'anni, forse di più ormai, 20, quando io ho inciampato, e modo di dire, nei cippi che in modo assolutamente modesto scrivevano qui a Subotica, sono stati deportati 4.100 ebrei, o davanti alle sinagoghe vuote, alla cui entrata era cresciuta l'erba di parecchi anni, beh, ho cominciato a guardarmi attorno e qualcuno mi ha detto appunto che Kish, uno scrittore che io stramo, credo molti di voi, Kish è tutto da Adelphi, tranne questo Salmo 44, che è un'opera che esce quando lui ha 25 anni, lui è del 30, adesso non c'è più, è del 35, quindi forse tra noi non sarebbe poi neanche così svanito, però muore di tumore a Parigi, lascia la Jugoslavia perché è insofferente, lui è il grande scrittore contro i totalitarismi, come dice Tisma in una intervista che è pubblicata nel libro, di destra e di sinistra. Invece a Novi Sad incontro Tisma, tenete conto che sono scrittori, era già tradotti in italiano, quindi tutto ciò che riguardava la Jugoslavia, o se volete la ex Jugoslavia, era motivo di viatico per la conoscenza. E anche Tisma scrive in un libro che a suo tempo ha pubblicato Feltrinelli, il libro di Blam, Kniga o Blamu, scrive di questi giorni freddi, perché lui era lì, anche lui, razziato tra l'altro, mentre Danilo aveva 6 anni, siamo nel 42, 6 anni e mezzo, lui era già un ragazzotto, 17 anni, dice no, io rinfila con i miei genitori in questa lunga colonna che portavano al Danubio con le mani alzate di fronte ai fucili della gendarmeria ungherese. Ma che cosa? La Shoah, l'episodio della Shoah, il fatto che davvero di fronte alle sinagoghe, ai cippi, alla Subotica si è soli,
si è soli di fronte al grande buco nero che cresce, beh, anche quello, ma soprattutto perché ero colpito, come ha già accennato Enrico Franco, dal fatto che la razzia è stata generale. Beh, ne hanno approfittato, ho fatto fuori quasi tutta la comunità ebraica, però uccidevano serbi, anche croati, slovacchi, e in una città che è stata felicemente un melting pot di culture. Aboliamo tra noi questo termine, vi prego, etnie, che non ha nessun senso né filologico, né attuale, né storico, non vuol dire niente, etnos vuol dire popolo. Solo dei cialtronacci come noi, dei giornali, hanno cominciato a usarne come taglio o le televisioni di una realtà. Sono culture diverse, anche religioni, costumi, tradizioni, anche scritture, modi di vivere. Allora i Rom, perché gli piace, hanno come modo di vivere un popolo musicante che gira il mondo, perché quello è... No, è un'etnia. Ma che cosa vuol dire questa roba? No, vi prego, se serve a qualcosa stasera, usciamo cancellando da noi questa parola. Io ho visto che invece nella razzia c'erano tutti. E infatti nella controcopertina, che come Enrico sa è una delle parti più faticose che si fanno in un libro, io scrivo attraverso questo, e questo è un modo di dire, è anche un luogo comune, battesimo di sangue, nasce l'opzione jugoslava. Perché cosa dice Tito, invece la resistenza comunista, ma allora anche la resistenza monarchica, perché c'era il gruppo, i primi gruppi sono questi due, l'esercito jugoslavo della monarchia, della prima Jugoslavia, ma sempre Jugoslavia era, che è contrario a un patto con l'asse e quindi fa una specie di colpo di mano con una parte della borghesia, e poi invece c'era una parte che voleva entrare nel progetto nazifascista. Vince questa parte contraria all'asse, ma viene invasa in Jugoslavia nei primi giorni dell'aprile del 1991. Qui siamo neanche un anno dopo, ma la resistenza c'è già. 41. Sì, 41, scusa. 91, ci spostiamo nell'altro tema, sarei io. La resistenza c'è già, e infatti questa improvvisa, impennata, iperbole, che viene addirittura fermata dagli ufficiali tedeschi, perché questi stavano sterminando una città, gli ungheresi, nasce, viene la scintilla, o almeno l'alibi, è quello, basta, sterminati di quelle bestie, questi diversi, eccetera, viene da Budapest, da Horthy, che era il governo fascista, ok, perché ci sono degli episodi di resistenza in Vojvodina, quindi i serbi, perché erano un po' l'anima della resistenza monarchica allora, però anche i primi nuclei di giovani comunisti, che infatti lì vicino a Stari Beceri, e ci sono delle foto veramente straordinarie, vengono uccisi 12 giovani comunisti e ci sono le foto dei padri e delle madri che salutano questi ragazzi che stanno per essere fucilati, e sono 12 di un nucleo di una cellula della gioventù comunista. Cosa dice Tito? Risponde a questa piramide delle differenze e della diversità dicendo: siamo tutti uguali. E io sono stato folgorato da questa questione qua, credetemi. Voi direte, ma perché? Ma come perché? Perché capiti in una terra che spesso confondo con quello che sta accadendo in Italia da un po', gli extracomunitari e quelli, e gli albanesi, ci affliggono con tutte queste storie di diversità, invece che ragionare attorno alla ricchezza di diversità che loro portano. Bene, guardando... ho scoperto poi, vabbè, scusate i miei limiti, io vengo dalla letteratura, che questi due scrittori che amavo moltissimo avevano scritto e erano testimoni addirittura della razzia, uno l'ho fatto tradurre a Silvio Ferrari ed è inedito, totale, l'unico Kish che non è stato tradotto è questo, Kish c'è tutto, chi volesse comincia da Groblie, dalla tomba, dai sei racconti che sono nel libro capo Boris Davidovich, e che è il libro forse più bello di Kishe, va avanti, Giardino Cenere, eccetera. Questo no, però è certo un chi giovanile, ma se voi andate a vedervi alcune pagine sono straordinarie.
E poi c'è Tisma. Tisma è uno scrittore che io chiamo danubiano, nel senso che è un narratore limpido, senza scatti dentro la scrittura, senza ritorni, senza montaggio filmico, come invece, vabbè, un chi giovanile c'è. E per me è come vedere, quando leggo le sue pagine, è come vedere le case basse di Novi Sad lungo il Danubio, o addirittura il Danubio, le piccole storie che poi entrano con le guerre e così via dentro la grande storia. Chi avesse visto quel film di Angelopoulos, Il diario di Ulisse, dove c'è una parte forte su Sarajevo, c'è una zatterona che porta giù per il Danubio una statua di Lenin, perché ormai è finita l'Unione Sovietica, e c'è la gente lungo gli argini che guarda questa statua correre dai villaggi lungo questa terra, che è una terra di contadini, la Voivodina, bellissima, la pianura pannonica che va giù col Danubio, e si inginocchiano e pregano davanti al piccolo padre che sta passando. Piccole storie di gente che, come dice Tisma nell'intervista, viene travolta dalla storia. Allora, vedendo questa pluralità su cui il tallone del nazifascismo opprimeva e fucilava e buttava nel Danubio ghiacciato, tra l'altro i giorni freddi, perché il Danubio era realmente freddo, era ghiacciato, lo bombardano con i mortai e l'esplosivo, aprono dei varchi e fucilano la gente nello Strand, che è la spiaggia del Rano, va bene, d'accordo, gli argini e la spiaggia del Danubio, li buttano. C'è una testimonianza citata nell'introduzione che dice: in primavera a Belgrado, il Danubio poi va avanti e arriva a Belgrado, centinaia e centinaia di cadaveri erano emersi da sotto i ghiacci che si erano sciolti. Allora il punto per me è stato l'emozione di capire che non era solo un episodio della Shoah, per quanto di grande emozione, tutto lì, il buco nero della deportazione, veramente ti lascia solo, come dicevo prima, ma anche c'era questo errore dei dominanti di svelare la loro filosofia, il loro meccanismo. Vi opprimiamo tutti, non più piramidale quindi la questione, allora i ebrei contro i rom, i folli contro non so chi, i politici contro tutti e via dicendo, ma svelato attraverso, ecco, da questo bagno di sangue nasce invece e si fortifica e divampa la resistenza in Voivodina sulla parola d'ordine: siamo tutti uguali. Io che ho lavorato moltissimo, nei limiti naturalmente della personali, però moltissimo come tempo, come quantità, su Sarajevo, da l'interno come inviato anche per la televisione, perché la televisione svizzera non aveva chi gli facesse le cose, io non mi ero mai occupato di televisione, mi sono improvvisato, e facendo anche, come ha detto Enrico, dei docufilm assieme a un regista, un giovane regista, ho scritto soprattutto e ho fatto questi libri. Ma anche lì colpito non era un modo di essere davvero dalla pluralità di Sarajevo, che io conoscevo, ma nel dramma poi le evidenze vengono fuori. Certo, la città assediata che così mi colpiva nelle esistenze, io non mi occupo di guerra, mi occupo di società civile dentro le crisi e qui dentro i terremoti e dentro le macchine e le bolle di sangue della guerra. Nel senso che è lì, io vivevo in un quartiere, in una casa, tra l'altro un quartiere abbastanza non defilato, prima a casa di Disdare, un giornalista abbastanza noto, e poi sono andato addirittura in un quartiere. No, non voglio parlare assolutamente di me, per amor di Dio, anzi odio queste cose, ma per dire che ho vissuto dentro la città, non all'Holiday Inn, quindi non distante, ma dentro, e davvero mi sono convinto della pluralità e anche dell'ingegneria che il socialismo aveva messo in atto per promuovere i rapporti, gli incontri, per esempio l'alta percentuale dei matrimoni misti. È vero che li favorivano soprattutto le coppie giovani di solito, ma anche gli anziani si sposano,
li favorivano per la casa, c'erano come un punteggio, però perché no? Perché non favorire l'incontro? È vero che per Natale gli ortodossi, ma più i musulmani, vanno a Božić, vanno la sera, come dice Karahasan, a mezzanotte. Ed è vero che era secoli che questa, che io chiamo cosmogonia, questa vita in comune di tre grandi religioni monoteiste, la cristiana, l'islamica e l'ebrea, che riuscivano a vivere con magari anche eccessiva come macchina, l'università una volta uno, il rettore una volta l'altro, anche un po' pesante come macchina della convivenza, però davvero questa città, come dice Karahasan, è eretica, e come dice Kurleja, è eretica, riusciva, e dove erano confinati coloro che davano fastidio agli imperi, a partire dagli ebrei che vengono chiamati e ospitati dall'impero ottomano quando vengono cacciati dai castigliani, dai cattolici castigliani, in questo che mi pare uno scrittore ottomano chiama Tanni Vilayet, cioè villaggio oscuro, e che però aveva 100 moschee, perché da villaggio oscuro, quando arrivano gli ottomani, gli danno un tono e diventa una città dalle 100 fontane, dalle 100 moschee e via dicendo. Quindi, parlando di Sarajevo e stando però neanche nella Jugoslavia, Belgrado, Novi Sad, la giravo, e io questo lo voglio dire in chiave personale, entravo e uscivo dall'assedio perché non tolleravo che io non potessi andare dentro una città di mezzo milione di abitanti, e credo di essere stato forse l'unico scrittore giornalista a passare per il tunnel. Avevo il permesso di passare per il tunnel e lo facevo normalmente, no, l'avrò fatto 20 volte. Beh, poi c'erano vari modi, poi c'era il ponte anche aereo dell'ONU, da Ancona e via dicendo. Ero attratto quindi da questo problema enorme, ed è vero che è un problema enorme della diversità, e dal fatto che mi sono convinto, e sono 20 anni, credetemi, che ci rifletto, e posso stasera, spero, di parlare in modo spigliato e un po' chiaro di queste cose che mi hanno sempre preso e studiato, eccetera, e questo modo artato di far esplodere le diversità. Perché ve lo devo dire con due frasi che Sidra, che non è neanche il più laico tra di noi, che pure io ho curato, fatto, eccetera, ci sono i libri, soprattutto il romanzo balcanico, quello di 1000 pagine che è uscito da Liberti, mi ha detto, a forza di dai dai, dire ma non hai capito le cose, tutti volevano la guerra, e vabbè. Qui cosa è successo? Quelli che avevamo cacciato nella resistenza sono tornati, e poi in 10 anni hanno fatto esplodere la testa alla gente, con la televisione soprattutto, meno con i giornali, perché vabbè, vengono letti meno. Ed è un fenomeno che non so cosa succederà nel nostro paese, insomma, cioè nel paese in cui viviamo, nostro, nel senso che siamo qua in questa cultura, in queste stratificazioni culturali, in queste diversità idiomatiche regionali, siamo noi come siamo. E in 10 anni, a forza di dai e dai, a cominciare, diciamo, dalla morte di Tito, col tradimento della sinistra, Milošević era il segretario della Lega dei Socialisti, quando Milošević va nella piana dei Merli in Kosovo e dice nel 1989 guai a chi tocca un serbo, non dice guai a chi viola il diritto, no, chi tocca un serbo, quindi i serbi potevano fare quello che volevano, guai a chi toccava loro, e prima ancora nel 1986 un documento che noi dobbiamo assolutamente ricordare, che è quello dell'Accademia delle Scienze di Belgrado, dove una serie di intellettuali, attraverso dei discorsi che assomigliano fortemente ai discorsi che in Italia, prima delle leggi razziali del 38, facevano gli intellettuali italiani sulla diversità razziale e sul destino storico di un popolo, il serbo, il popolo celeste.
Beh, non tutti i serbi erano così, chiaro. I miei amici erano democratici, Filip David, Natas Gandic, perché non perché li conoscessi prima, perché quando si va lì si arrada e si va, anche se ho intervistato anche gli altri, anche altri, non me ne facevo problema, anche con un po' di apprensione. Però c'è prima questa campagna e c'è quello che viene chiamato, almeno il professor Mantegazza, dove noi abbiamo cominciato il tour a Milano, la Bicocca, chiama la trahison de Clerc, citando Benda, cioè il tradimento degli intellettuali, ma anche della sinistra. E questo è molto importante, più o meno avrete capito che io sono di sinistra, ma devo dire ai miei amici, attenzione ai tradimenti della sinistra, perché ci sono dei risvolti, dei cambiamenti dentro la storia che sono letali, perché prima il Partito Comunista Jugoslavo, poi si chiama Partito Socialista, Lega dei Socialisti, anzi, si opponeva alle questioni nazionaliste. E per citare una frase della cultura precedente, cioè Dario Kish, che era considerato un grande scrittore, è lui che respinge l'apparato e via dicendo, era considerato in Jugoslavia, Kish scrive: il nazionalismo è un pugnale, noge, puntato alla schiena del popolo, basta spingere. Allora, che cosa voglio dire? C'è un grande problema culturale, perché, come dicevamo qui a Genova, io avevo così, mi ero quella sera lì un po', se entriamo lì, se entriamo nell'assedio, se entriamo nella guerra, siamo perduti. Credetemi, siamo perduti, perché lì sono dei meccanismi tali che è una cosa tragica. Io non so se sono riuscito a fare paralleli e a legare tutta la mia passione e la scrittura di Karahasa su Sarajevo con perché è nato il libro di Novi Sad. In ogni caso, e qui chiudo, si tratta di letteratura. Quella collana, cioè non si tratta di storia, si tratta di quella letteratura che io amo e prediligo, che entra dentro una dimensione storica e si fa testimone. Tant'è che per il libro di Karahasa, Diario di un trasloco, Sarajevo centro del mondo, amo citare uno scrittore tutt'affatto diverso, una scrittura tutt'affatto diversa, che è Giacomo De Benedetti, per il 16 ottobre del 1943. Grazie. Grazie a Piero del Giudice, ovviamente sei riuscito benissimo non solo a chiarire perché è nato questo libro, ma anche perché vale la pena di leggerlo. E io non ho affrontato la Jugoslavia con la tua professionalità e sono andato da turista molto più banalmente tanti anni fa, e anch'io conservo della Jugoslavia questo ricordo, tant'è che io la chiamo Jugoslavia, non riesco, per me è sempre Jugoslavia, non riesco neanche a dire Jugoslavia, per me è un tutt'unico, che è fatto di diversi paesaggi, ma io faccio fatica a vederla spezzettata, no? E stavo un ricordo splendido proprio di Sarajevo, dove avevo avuto la fortuna con mia moglie di cercavamo una camera, non certo un albergo, perché l'albergo era fuori le nostre possibilità, e fu ospitato da una famiglia musulmana che appunto affittava, e condividemmo con loro anche alcuni momenti familiari. E conservo questo ricordo, che non so se è un ricordo di turista o un ricordo vero, di una città dove tutto si mescolava, dove appunto, dicevo prima, i dolci che mangiavo da bambino, che mi portava mio padre dalla Turchia, si mescolavano con quelli della Grecia, con quelli dell'Europa. E l'altra cosa, quindi appunto tu hai ben raccontato di come era una città dove tutto stava insieme, dove improvvisamente tutto si è rotto. E credo, e poi lo chiedo prima a Karahasan e poi a lei, credo che sia poi quello che è successo anche prima, durante la Shoah e poi durante le tragedie di fine secolo, e che è quello che è successo anche in Italia per molti aspetti. Tu hai detto bene, questo è comunque un romanzo. Allora, per una, io non sono capace di leggere, sì,
piano col ditino, ma cioè, non sono capace di leggere in pubblico rendendo merito all'autore, quindi non vi leggo tutto il passaggio, però solo una piccolissima frase per darvi una pallida idea che rende il dramma, no? Questo di Tisch, e dice questa bambina che continua a domandarsi: non capisco perché sia proibito viaggiare in tram. E questo, guardate, che è quello che è successo a molti anche italiani. Permettete, è successo anche a mia mamma, che improvvisamente l'hanno buttato fuori da scuola, e lei non capiva perché poveretta era anche, io ho anche detto, una cattiva memoria, non so se era giovane Balilla, giovane avanguardista, io non ricordo chi erano i maschi, chi erano, ma loro erano fascisti, cioè improvvisamente l'hanno buttati fuori. E c'è poi questa bambina che a un certo punto dice, e dunque la bambina non muterà l'espressione del proprio viso e continuerà ad arricciare le labbra fin tanto che non verrà a sapere cosa vuol dire che, tutto ad un tratto, nel periodo in cui lei era al paese, hanno scritto sul tram quel von Juden verboten. E com'è che adesso lei non può e non deve viaggiare in tramvai? Ecco, questa frase dice molto più della Shoah di tante foto tragiche, di tante immagini tragiche. Perché poi, senza andare nella banale citazione della banalità del male, poi questo è successo, è un, come dicevo prima, un insieme di dramma personale. Io volevo chiedere a Karajan, allora mi pare che qui tutti lo conoscono, è comunque forse il maggiore, dico forse perché io esercito sempre l'esercizio del dubbio, ma forse il maggior scrittore contemporaneo dell'area balcanico, appunto ha raccontato il dramma di Sarajevo, e lui vive tuttora a Sarajevo, mi pare, no? E insegna all'Università di Sarajevo, oltre che all'Università in Austria. Ecco, a lui ovviamente, davanti a un autore di questa levatura, è anche imbarazzante fare domande stringenti, no? Nel senso che gli si vuole dare campo libero. Io posso solo dire che così sono curioso di sapere cosa lei pensa di questo libro, di questi fatti e anche soprattutto perché ha senso ancora oggi parlarne. Svaki put kad počnem suradnju s jednom novom generacijom studenata. Ogni volta che inizio a lavorare con una nuova generazione di studenti. Ja im odučim u osnovi jedan te isti govor. Lui tiene sempre uno stesso discorso. Kaže na nastavi kod mene. Ma ne treba kad važno da se čuje ona. Objasnim da je na nastavi kod mene haman sve dozvoljeno, sve drugo je zabranjena samo jedna stvar. Slagati se sa mehanički preuzimati moje mišljenje. Lui dice ai suoi studenti una cosa, ovvero che durante le sue lezioni tutto è permesso, tranne una cosa, e questa è essere d'accordo con lui in maniera meccanica. Ja nisam dobar profesor ako vam nisam pomogao da otkrijete, artikulirate i prepoznate svoje mišljenje. Io non sono un bravo professore se non sono riuscito ad insegnarvi a scoprire ed articolare un vostro pensiero, una vostra opinione. Lažu nam ovi radikalni kartezijanci koji vjeruju da se iz procesa saznanja može isključiti subjekt. Allora, mentono i cartesiani radicali quando dicono che nel processo della conoscenza si può escludere il soggetto. Svijest koja saznaje uvijek je neki ja. Perché lo spirito, la coscienza che, eh,
che apprende è sempre un io. È esatto, cioè io andavo a Vitania per governare i svoga iscustva, esclusivo i svoi. E quindi per questo a questa domanda io risponderò dalla mia esperienza e solo e solamente nel mio nome. Neću govoriti o tome šta mislim o Novom Sadu, neću govoriti o tome šta mislim o Danilu Kišu, mom dragu kolegi, prijatelju, neću govoriti, govorit ću o onome što sam ja doživio u jednom sličnom mislu. Allora, non parlerò di Novi Sad, non parlerò di Kish, un mio carissimo collega, parlerò di una cosa che ho vissuto io in una situazione simile. Svi mi koji živimo, svi mi koji pripovjedamo, trpimo u stvari jednu ljudsku sudbinu i o njoj govorimo svakim svojim glasom. Allora, noi che viviamo scrivendo, dobbiamo sempre sopportare un destino e con ogni nostra parola cerchiamo di esprimerci. 1942 u Novom Sadu su ubijali neke ljude zato što su židovi ili zato što su ljevičari. Nel 1942 a Novi Sad hanno ucciso queste persone perché erano ebrei oppure erano di sinistra. 1992 htjeli su mene u Sarajevu ubiti zato što sam musliman. E così nel 1992 hanno voluto assassinare anche me a Sarajevo perché ero musulmano. To jest, htjeli su biti čitav kraj. Ovvero, hanno voluto assassinare tutta la città. I ja ću govoriti iz tog iskustva o tom iskustvu. E quindi io parlerò da questa esperienza di questa esperienza. Naime, govorit ću o tom gradu. E parlerò di questa città. Sjajni švicarski pisac Max Frisch putovao je za Istanbul i napravio je u Sarajevu jednu pauzu od 4-5 dana. E lo straordinario scrittore svizzero Max Frisch stava viaggiando a Istanbul quando si è fermato a Sarajevo per una pausa di 4-5 giorni. On je bio planirao da u Sarajevu samo prenoći, a onda je ostalo 5-6 dana. Lui pensava di rimanerci solo per una notte, invece poi è rimasto altri 5-6 giorni. Fascinirà bilježi da je to grad u kojem Europa osvaja i dokazuje svoje jedinstvo. Ne era molto affascinato e aveva scritto che questa è la città in cui l'Europa dimostra la propria unità. Stanete na slatkom čošetu, tako zove jedno mjesto u Sarajevu, i vidite džamiju, zvonik Munaru, jeli, zvonik katoličke crkve, zvonik pravoslavne crkve i znate da je tamo malo dalje sinagoga. Quando siete a Sarajevo vi fermate ad un angolo particolare chiamato l'angolo dolce, vedete, sentite la moschea, sentite l'imam, dall'altra parte sentite la chiesa cattolica e dietro di voi la chiesa ortodossa e poco più in là c'è una sinagoga. Max Frisch je bio obrazovan čovjek za razliku od suvremenih evropskih političara poput Nikolasa Sarkozija, znao je da je u Evropi bazno muslima. E Max Frisch, che era una persona molto istruita e colta, a differenza di molti politici europei come Sarkozy, sapeva che in Europa ci sono sempre stati molti musulmani. Kad su protjerani sa Iberskog polotoka, pojavili su se na Balkanskom polotoku. Quando sono stati cacciati via dall'Iberia, si sono poi insediati nei Balcani. Dakle, za Maxa Friša
Gianni è su di Evropskog ambienta, Gianni è su di Evropskog ambienta. E quindi secondo Max Frisch le moschee sono parte della cultura europea, sono luoghi religiosi europei. U svojoj knjizi koju mi danas ne spominjemo ovdje, Dnevnik Selbe, ja mnogo, s puno ponosa i ljubavi pišem o tome da se u mom gradu vide da stoje jedna pored druge bogomolje protestanata, pravoslavaca, katolika, židova i muslima. Nel mio libro di cui noi questa sera non parliamo, che è il diario di trasloco, io parlo in maniera con molto amore e anche con molta fierezza del fatto che nella mia città ci sono luoghi di culto protestanti, cattolici, ortodossi, ebrei e musulmani, gli uni vicini agli altri. Un francese critico commentandoci tu moju knjigu primijeti pomalo iznervirano, pomalo ironično, da u njegovoj zgradi stanuju muslimani, katolici, pravoslavci, protestanti, budisti, šintoisti itd. Un critico francese che aveva scritto sul suo libro, un po' ironicamente, un po' per ridere, scherzare, diceva che nel suo palazzo dove lui abita ci sono appunto musulmani e cattolici, ebrei, buddisti e molti altri. E pita se potremmo e da questa revo. E si chiede in questo momento perché Sarajevo è un miracolo. Upoznao sam kolegu, imao sam priliku upoznati ga 5-6 godina kasnije i onda sam odgovorio. E quindi ho avuto occasione di conoscere questo collega, questo critico, e gli ho risposto. Pitao sam ga, recite mi molim vas, ovaj Azijat što stanuje preko puta vas, je li on hinduist ili je budist? Gli ha chiesto, quella persona, il Ziad, che abita di fronte a lei, è un indù oppure è un buddista? È un induista oppure un buddista? Kršćanin buddista. E lui ha detto, non ne ho idea. A kažete mi ovaj kršćanin što stanuje dva kata ispod vas? Je li katolik ili je pravoslavac ili je protestant? E quel cristiano che abita due piani sotto è un cattolico, un ortodosso o un protestante? Kaže ne pojma. E lui ha detto non ne ho idea. A recite mi kolega, ovaj Egipćanin što stanuje iznad vas, je li musliman ili je kopt ili je ovaj nestorijanac? E mi dica un po', quel egiziano che abita al piano di sotto è un musulmano, un copto? Io è nestoriano. Oppure nestoriano. Cosa ne ho? E mi diceva, non ne ho idea. A kažete mi, koje praznike slave hinduisti, odnosno hindusi, i kako im se česti takoji od tih praznika? E poi gli ho chiesto, mi dica un po', quali feste festeggiano gli induisti e in che maniera si fanno gli auguri? Kaže ne ho. Ho detto non ne ho idea. E vedete, tu se otkriva čudo Sarajevo. E io gli ho detto, proprio in questo si vede il miracolo di Sarajevo, si svela il miracolo. Ja savršeno dobro znam koje praznike slave cattolici. Io so benissimo quali feste festeggiano i cattolici. Znam kako se koji od tih praznika slavi. E so benissimo come si festeggia ognuna di queste festività. Znam kako se cattolicima čestita koji od tih praznika. E so benissimo come fare gli auguri ai cattolici per ognuno di queste festività. Isto mogu reći za pravoslavce, za židove,
za ateiste, za scientiste, za agnostiche. E lo stesso posso dire per ortodossi, per ebrei, per ateisti, per atei e anche per gli agnostici. E se di moji prijatelji katolici znaju kako se slavi Bajram i kako se česti ta muslimani. E ogni mio amico cattolico sa come si festeggia il Bajram e in che maniera si fanno gli auguri a noi musulmani. E dragi collega, za razliku od suvremenoga zapadnog grada, koji jeste kosmopolitski. Quindi, caro collega, a differenza della città moderna, grande, che è veramente cosmopolita, Sarajevo svoj cosmopolitizam nije platilo ravnodušnošću. Sarajevo non ha pagato il proprio essere cosmopolita con... Minismo ravnodušnju. Menefreghismo, cioè con l'essere... Indifferenti, benissimo. Lako je tolerirat ono što te ne dira i što te se ne tiče. È molto molto facile tollerare quello che non ti riguarda e quello che non ti tocca da vicino. Mi ne toleriramo ono drugo, nego ga upoznajemo i nastojimo ga prihvatiti kao da neki način svojemo. Quindi noi non tolleriamo l'altro, ma lo conosciamo da vicino e lo accettiamo in qualche maniera come nostro. Goethe sanja o društvu, Johann Wolfgang, jedan njemački pisac, sanjao je o društvu tolerancije bez pravnog. E anche Goethe sognava di una società tollerante senza indifferenza. Sarajevo è tako društvo ostvario. E Sarajevo questo tipo di società l'ha realizzato, concretizzato. Esatto, è un miracolo. E per questo è un miracolo. E zato è fascistico ludilo na Balkanu počelo ostvarivati svoje ciljeve napadom na taj grad i trudom da upravo taj grad. E quindi le forze fasciste hanno hanno appunto attaccato proprio questa città per attaccare proprio questi valori. Eto, to ja mislim ovome o čemu govori knjiga Hladni dani. E questo io penso anche di quello che cioè del tema del libro Giorni freddi di Novi Sad. Grazie, è davvero difficile che mi lasciano senza parole, però è veramente difficile prendere la parola dopo un racconto così intenso e così sentito. E se non che appunto vedete quanto è importante non dimenticare, non è nel vittimismo, nel fatto di non sapersi staccare. Il fatto che solo ricordando questi episodi, come diceva anche prima Piero del Giudice, possiamo renderci conto di quanto siano fuori luogo i certi atteggiamenti di oggi, che attenzione, sono più diffusi di quanto non crediamo e non appartengono solo a determinate forze politiche. E sono atteggiamenti a volte che sono naturali nell'uomo, che la diversità spaventa spesso, e quindi però o interviene la ragione o si capisce questa differenza. Io poi faccio fatica a praticarla, perché ogni tanto anch'io parlo di tolleranza spesso, però effettivamente è un termine sbagliato. La tolleranza è un termine sbagliato perché tu tolleri qualcosa che ti dà fastidio sostanzialmente. E lui ha spiegato benissimo, non tollero, io conosco e accetto che è una cosa diversa. Poi
per convenienza possiamo anche sintetizzare tolleranza dando per scontato le bellissime parole sue. Ecco, però è bene non dare sempre per scontate le cose, dire che quando noi parliamo di tolleranza intendiamo questa cosa qui, non dire vabbè se tu vuoi far così lo sopporto, no, vuol dire che ti conosco e ti accetto. Così come è molto bella questa idea appunto, io infatti ricordo in questa casa musulmana di Sarajevo che mi ero sentito a casa perché mi avevano fatto sentire partecipo del loro vivere, fin dal modo in come mi hanno chiesto di togliermi le scarpe, che è stato un modo così bello che mi sono sentito a casa mia. E l'altra cosa che mi ha fatto riflettere in questo suo racconto è come appunto, ma cosa abbiamo combinato per rendere così evidenti differenze che poi differenze non sono evidenti? Cioè noi anche oggi insistiamo su molte cose, ma abbiamo molte cose che ci uniscono. Io non ci avevo mai pensato a questa cosa. Ma oggi noi appunto dividiamo, parliamo di etnie, di gruppi e cose, ma quando sono stato a Sarajevo, cioè, ecco, lui ha detto una cosa bellissima, su cui proprio non ci avevo mai pensato, notoriamente per quello che posso mi batto perché si faccia una moschea, non una cantina dove si possono trovare i musulmani, una moschea, perché tutte le persone hanno diritto di pregare. Ma io non mi ero neanche mai posto il problema che le moschee fossero o non fossero parte del paesaggio europeo. Perché era una cosa naturale. Sarajevo era Europa e c'era questa ricchezza. No? Però oggi che lui dice questa cosa, ecco che già, rispetto a 30 anni fa, quando siamo andati noi, già ci interroghiamo. E quindi noi siamo tornati indietro, non siamo andati avanti. E questo deve far rabbrividire. Quindi io, anche qui, a Goran Levi che è testimone nel senso lato della tragedia, vuoi che mi raccontasse, oltre a quello che si sente di dire dopo questi interventi, cosa significa questo libro, queste pagine e cosa significa Novi Sad in Europa e nel Novecento. E anche qui, questo vizio un po' intellettuale di parlare di Novecento, che è giusto, però ci fa a volte pensare a qualcosa di lontano, no? E io vedo in questo continuare a voler, anche nei giornali, una parola di Novecento, quasi voler prendere le distanze da una cosa, anche per rimuoverla, per non conoscere. Invece il Novecento è lì, le ferite sono ancora lì e credo che a Novi Sad siano ancora molto aperte. Da, ja dolazim iz Novog Sada, to je autonomna pokrajina Vojvodina ili Srbija. E quindi sì, io vengo da Novi Sad, che è la capitale della Repubblica Autonoma, della regione autonoma della Vojvodina in Serbia. Moram da kažem da su prethodni govornici pravi govornici, zato što je pre svega gospodin Bijelo novinar, a gospodin Dževad je profesor na fakultetu, a ja sam inženjer. Vorrei solo dire che i miei predecessori, quelli che hanno parlato prima di me, sono dei veri oratori. Il signor del giudice è un giornalista, Jevad Kar Hassan è un professore e io sono un ingegnere. Ja sam predsjednik jevrejske opštine u Novom Sadu i u Novom Sadu ima nekada oko 350.000 stanovnika, jedan lepi, mali, miran grad koji se nalazi na obali Dunava. Io sono il presidente della comunità ebraica di Novi Sad e Novi Sad è una città molto tranquilla e molto bella, di circa 350.000 abitanti, che si trova in Vojvodina sulle rive del fiume Danubio. Ali ću se vratiti davne 40. godine 20. veka pre samog početka Drugog svjetskog rata u Novom Sadu je živjelo negde oko 4.000 Jevreja. Prima della Seconda Guerra Mondiale, ritorno al discorso, a Novi Sad abitavano circa 4.000 ebrei. Kada su izašli iz geta, dakle, između 1939.
1935. i 1940. pre samog rata Jevreji u Novom Sadu su imali zapažena, da kažem, svoja mesta u samom gradu Novom Sadu. E quindi quando gli ebrei di Novi Sad sono usciti dal ghetto, quindi tra il 1935 e il 1940, avevano dei posti importanti all'interno della società? To su uglavnom bili doktori, avvocati, ingegneri, zubari. E quindi si trattava spesso di medici, di avvocati, di dentisti? Uglavnom su popunjavali oko 12% ukupnog stanovništva u Novom Sadu. E quindi facevano parte, cioè facevano il 12%, erano il 12% della società di Sarajevo. Ali kada je počeo rat 1941. godine, sve se naglo menja negativno. Ma quando con l'inizio della guerra, della seconda guerra mondiale nel 1941, tutto cambia improvvisamente. 21. januara, 22. i 23. januara, mađarska vojska koja je držala Vojvodinu. E quindi nel 21, 22, 23 gennaio del 1942 l'esercito ungherese che stava occupava la Vojvodina. Za tri dana u januaru su napravili žrtve 1246 građana Novog Sada. E in questi tre giorni l'esercito ungherese ha assassinato 1246 cittadini di Novi Sad. Žandarmerija i vojska mađarske je na ulicama grada, u dvorištima, u kućama, na obali Dunava, besomučno ubijala građane Novog Sada. E quindi l'esercito ungherese, la gendarmeria ungherese uccideva i cittadini ovunque, sulle strade, nei loro giardini, sulle rive del fiume Danubio. Tada je bilo hladno, jako -35 stepeni, to se zovu hladni dani Novog Sada. In questi giorni c'era faceva molto freddo, arrivavamo fino a meno 35 gradi, e quindi questo si chiamano i giorni freddi di Novi Sad. Svirepo su ubijani i stari, i mladi, i deca, i bolesni. E venivano assassinati sia anziani, che giovani, che bambini, che ammalati. Ubijeno je najviše Jevreja 809, Srba 375, a bilo je tu još i Mađara, Rusa, Slovaka. Sono stati uccisi 809 ebrei e 375 serbi, però anche molti altri popoli come i Rom, ungheresi, eccetera, eccetera. Dalje se dešavalo da je toliko puno ljudi ubijeno, a bilo je jako hladno, nisu se mogli nigde sahraniti, nažalost, pa je odlučena mađarska vojska razbila led na Dunavu. Siccome erano state uccise così tante persone per le quali non si sapeva dove seppellirle, l'esercito ungherese aveva deciso di rompere il ghiaccio che si era formato sul Danubio e di gettarvi i cadaveri. U razbijenom ledu gurali su sve žrtve tadašnje racije u Novom Sadu. E in questo buco nel ghiaccio del fiume gettavano appunto i cadaveri, tutti i cadaveri di questa razzia di Novi Sad. Ostale su samo krvave ulice, crvenom snegu i obale Dunava su bile sve crvene. Quello che è rimasto era il sangue rosso su tutte le strade e anche sulle rive del fiume Danubio, c'era ovunque sangue. Nije samo to bilo u Novom Sadu tih godina holokausta, nego se došlo još jedno veliko zlo u Novom Sadu. Questo, diciamo, non era solo in questi giorni, il mio drugi dobbio ci sta cercando.
Quindi non parliamo solo di questo evento in questi tre giorni del gennaio 1942, ma anche di un altro evento. Poznata kao u Novom Sadu deportacija jevreja koja je bila 1944. godine, 26. aprila, eto skoro godinu dana pre završetka rata. Ma anche il 26 aprile del 1944, ovvero la deportazione di un grande numero di ebrei, un anno prima della fine della guerra. Svi ebrei iz Novog Sada i okoline, skoro iz cele Vojvodine, su dovedeni i izgurani prosto u Novosadsku sinagogu. Tutti gli ebrei di Novi Sad e anche tutta la Vojvodina sono stati portati nella sinagoga, sono stati spinti dentro la sinagoga di Novi Sad. U najlošim uslovima življenja u sinagogi, gde nije bilo toalete, gde nije bilo hrane, gde nije bilo vode, deportovani su prema Evropi u zloglasne logore Evrope. E quindi da questa sinagoga dove venivano tenuti pessime condizioni di vita, senza acqua, senza bagno, sono stati poi deportati verso l'Europa e verso i grandi lager. Zamislite koliko je bilo i koliko ima dramatičnih priča posle ovakvih dešavanja u jednom malom gradu. E quindi potete immaginare quante storie drammatiche ci sono in una città così piccola dopo questi eventi. Danas, i u današnje vreme, ceo grad Novi Sad izlazi na spomen koji se nalazi na obali Dunava, gde su vršeni zločini 1942. godine, poznati kao Novosadska ratska. E ancora oggi tutti i cittadini di Sarajevo vanno di Novi Sad, scusate, vanno verso un posto importante, un monumento importante che si trova vicino alle rive del Danubio e che ricorda proprio questi massacri. Isto tako je pred sinagogo, ispred spomen ploče, svake godine u vreme 26. aprila odaje se pomen gde se cveće i venci polažu na mesto žrtve. E anche davanti alla sinagoga, proprio il 26 di aprile, le persone portano fiori per ricordare questo giorno. To je izuzetno vredna i važna stvar da se sve takve stvari pominju, jer nas to opominje šta se to sve desilo već pre 70. godina. È molto importante ricordare questi eventi, è molto importante ricordare quello che è successo quasi 70 anni fa. Pre 70 godina prošlo je skoro već dve generacije i mnoge ove mlađe generacije ne znaju šta je to bilo pre 70 godina. In 70 anni sono passate già quasi due generazioni di persone che non si ricordano, non sanno più nulla di quello che era successo 70 anni fa. Ja sam bio slučajno u jednoj srednjoj školi gde mi imamo obavezu kao jevrejska opština da držimo predavanje o holokaustu. Lui è stato in una scuola di Novi Sad dove loro come comunità ebraica hanno il compito di insegnare sull'olocausto. Kada sam slučajno pitao decu u razredu da li znaju šta je to olocausto, o čemu se to radi. E quando ho chiesto ai ragazzi a scuola se sanno che cos'è l'olocausto e di che cosa si tratta. Io sono zapanjen kad sam video da niko ne zna. È stato esterrefatto quando ha visto che nessuno aveva idea. Javila se jedna devojčica, nikad neću zaboraviti zadnje klupe. Si è fatta sentire una ragazza dall'ultimo banco, non lo dimenticherà mai. I ona je polovično objasnila šta je holokausto. E lei ha in parte spiegato che cos'è l'olocausto. Posle časa sam saznao o nje, da je to njoj pričala baka koja je preživjela logor Sajmište pored Beograda i pričala da je to holokausto. E poi ho scoperto che lei sa questo dai racconti della nonna che era sopravvissuta in un lager vicino alla fiera di Belgrado. Tako svi ebrei
idu na sve moguće spomenike koji su označeni i koji nam pokazuju gde, koliko je bilo i gde je žrtava. Gli ebrei hanno proprio questa usanza di andare sempre verso i luoghi di memoria che ricordano le vittime cadute. Isto tako sam mišljenja da i sarajevski žrtve treba uvek pominjati, zbog toga ovakve knjige su izuzetno važne. Sono anche dell'opinione che anche le vittime di Sarajevo devono essere sempre ricordate e per questo pubblicazioni di questo tipo sono molto importanti. Spravo možemo da se pitamo, ko su ti i šta su ti ljudi koji su sve takve zločine mogli da učinili? E a questo punto ci chiediamo chi sono queste persone o come potevano queste persone compiere questi massacri. Vrlo je važno zato da edukujemo i da negujemo sva sećanja i pamćenja. E quindi molto importante educare le persone, parlare di questo e mantenere tutte le memorie vive. Na sve žrtve stradale u zločinima protiv čovečnosti. Quindi ricordare tutte le vittime che sono cadute nei crimini contro l'umanità. Genocidu, holocaustu. I genocidi e l'olocausto. Kako bi se kod mladih ljudi, ali kod onih ljudi koji su sve to zaboravili. In modo che i giovani o anche quelle persone che hanno dimenticato questi eventi. Razvila jedna odgovornost i inicirala aktivno učešće. Possano sviluppare una responsabilità e una partecipazione attiva. U prepoznavanju i sprečavanju takvih događaja. Nel riconoscere e nel raccontare a loro volta di questi eventi. Idea ipocrita tanti. Idea ipocrita tanti che si potenziano a sé. E anche quindi tutte le idee, tutte le manifestazioni che ricordano questi eventi. Dato è vrlo važno da se uvek setimo svega toga. E quindi è molto importante che ci ricordiamo tutto questo. A kad se setimo svega toga, onda se nećemo zaboraviti sve to. E ovviamente così non dimenticheremo, questo non sarà coperto da un velo di dimenticanza. A kad se setimo i kad ne zaboravimo, onda znamo i očekujemo da se to više nikada neće desiti ne samo na Novom Sadu, ne samo Sarajevu, nego i celom svetu. E quando ci ricordiamo di queste cose, il prossimo passo è credere che esse non si ripeteranno mai più né a Novi Sad, né a Sarajevo, né da nessun'altra parte. Grazie. Grazie Goran Levi, presidente della comunità ebraica di Novi Sad. Io chiudo solo, poi vorrò dare la parola a voi, con due considerazioni, o meglio due citazioni. Una e mi riallaccio a quello che diceva prima del giudice all'inizio, il discorso delle etnie, poi anch'io comunque mi battaglio per cambiare certi termini, poi insomma a volte si usano nel linguaggio, nello scrivere. Però al di là dei termini che si usano, riuscivo a vedere le persone. A Unter den Linden, a Berlino, c'è un museo dell'Olocausto. Io ne ho visti abbastanza, alcuni, insomma. E devo dire, non mi impressionano, ma non per cinismo, non mi impressionano le scene della deportazione o della tragedia, perché quelle le conosco e non aggiungono niente. Insomma. Questo libro ha aggiunto qualcosa all'orrore su una scena che non vi voglio dire, ma insomma. È raro trovare qualcosa di orribile che già non si sa per l'Olocausto. E lì c'è una cosa che ti fa subito capire quanto sia stato assurdo. Perché sono raccontate le vite di 10, 11, 12, non mi ricordo, famiglie ebree europee. E plasticamente vedete che tale ebreo che viveva nello shelter dell'est, e il povero contadino e il ricco ebreo di Parigi, mi pare. Qui c'è un filmino, i primi film in Super 8, non so, lì c'è, no? E quindi vedi questo che è
in spiaggia che prende il sole, e dall'altra gli ebrei che vivevano appunto nelle campagne. E quindi parlare di ebrei così come parlare è un non senso, perché è un insieme di persone che hanno dei tratti in comune e hanno culture che si incrociano. E l'altra considerazione, sempre per ricordare l'importanza delle persone, è una cosa che, io non so, forse la mia sensibilità, mi colpisco sempre le cose particolari. In questo, nel libro di Blum, di Tishma, qui citato, c'è un passaggio che per me è stupefacente, perché rende trovo più di ogni cosa, e cioè che quando, mi ha fatto venire in mente Corannelli, quando racchiudono tutti gli ebrei nella sinagoga di Novi Sad, e quella sinagoga unica diventa sufficiente perché già molti ne hanno ammazzati, quindi vuol dire radunano gli ebrei di tutta la zona, e gli ebrei avevano già per lo più affidato i loro cani agli amici perché ci tenevano i loro cani, però qualcuno non ce l'aveva fatta. E allora i cani stanno intorno alla sinagoga e sono, non li fanno entrare, i soldati, anche qui, i soldati non sparano, gli stessi soldati che avevano trucidato migliaia di persone sulla riva del Danubio, non sparano i cani per non suscitare clamore, perché tutto deve essere fatto in silenzio. E quindi c'è questa scena surreale che però ti dà l'idea anche degli affetti spezzati, proprio con questi cani che a un certo punto loro soffrono la fame, come chi è dentro la sinagoga, vanno un attimo al mercato, ma tornano lì, davanti alla sinagoga, fedeli. E questi padroni che avevano paura poi che facessero male ai cani, no? Anche questo è stato l'Olocausto, non è stato solo i vagoni piombati, queste sono cose che sappiamo, ma è un insieme di piccole e grandi tragedie e di odi che poi in mille forme abbiamo rivisto e rivediamo tuttora. Quindi io veramente consiglio, non ho le ore di scrivere, è un consiglio spassionato la lettura di questo libro, perché veramente fa riflettere, come avete visto in questo dibattito. Michele, vuoi aprire tu il dibattito? Tu che... È difficile, lo so, ma non a caso... Vediamo se sono domande, altrimenti io faccio una considerazione così. Prego. Ma volevo chiedere agli ospiti, poi allargare anche a Frank, visto che ha toccato anche lui, se la memoria fa sempre bene... E se la memoria aiuta sempre la pace, perché a me a volte vengono, cioè, dei dubbi anche nel mio lavoro, perché spesso noi intellettuali, noi docenti universitari, giornalisti e scrittori, nel nostro lavoro cerchiamo di aiutare anche le generazioni a ricordare, a conoscere il passato. Poi però vediamo il disastro in questi anni, nonostante tutto il lavoro di trasmettere il passato, c'è una barbarie anche nel pensiero delle persone. Allora la memoria viene usata e manipolata per trasmettere conflitti anche. Allora mi chiedo nel vostro paese se la memoria aiuta sempre, e se ci sono questi rischi. Je na vrlo važno stvar, i vi ste rekli da je važno da se na fakultetima profesori u srednjim školama uvek govori o, ajde kažemo sada, o žrtvama i takvim nemilim događajima koji su se desili u istoriji. Lei stessa ha detto sì, che è importante parlare nelle università o nelle scuole superiori, ovunque, delle vittime e di questi eventi tragici. U tim pomenima koji se održavaju u Novom Sadu, na keju koji sam pomenuo na obali Dunava, pored Jevreja,
moram da vam kažem da je prošle godine bilo preko 4000 prisutnih ljudi, budu svih šest crkvenih i verskih zajednica zajedno na tom keku. Allora, in questi luoghi di memoria di cui parlavo prima, sulle rive, uno di questi sulle rive del Danubio, tutti gli anni si raccolgono le persone della comunità ebraica, ma non solo. L'anno scorso c'erano 4.000 persone appartenenti a tutte le sei, tutti i sei gruppi, grandi gruppi religiosi ed etnici. Uso sam to za primjer zbog toga što je Novi Sad mnogo nacionalan grad, odnosno multiverski nastanjen. Parlo di questo proprio perché Novi Sad, ad esempio, è una città plurireligiosa. Dakle, od same organizacije toga momenta za 21. januara svake godine na Keju, svih šest crkvenih i verskih zajednica imaju najmanje 2 do 3 sastanka zbog same organizacije. E quindi devi immaginare che tutte queste comunità religiose per venire in questo giorno, il 20 di gennaio, a questo monumento hanno diverse sedute per organizzarsi. Tako da na tom pomenu, pored gradonačelnika koji obično drži govor, e quindi oltre al sindaco che tiene sempre un discorso, pravoslavna crkva vrši liturgiju, c'è la chiesa ortodossa che fa una liturgia, rabin jevreja moli, il rabbino ebraico che fa anche lui una preghiera, e obično rimocattolica crkva isto drži moli, e anche la chiesa cattolica, cioè i rappresentanti della chiesa cattolica che fanno delle preghiere. Ubeđeni smo da je to jedan od vrlo važnih momenata za borbu da se u budućnosti tako nešto ne događa. E noi siamo convinti che questi momenti siano estremamente importanti perché in futuro queste cose non avvengano più. I trudimo se da i na drugim mestima tako, ne samo u Novom Sadu, nego u celoj Srbiji koja je vrlo imala problematičnu istoriju, i na svim drugim mestima takav vid pomena često koristi. Ci impegniamo affinché in tutta la Serbia, che ha avuto comunque una situazione molto molto difficile della storia, che ci siano ovunque luoghi in cui le persone si radunano per ricordare. Izgovorila pitanje koje je užasno važno. Io credo che la signora abbia fatto una domanda estremamente, terribilmente importante. Naravno da je memorija ubitačna, pogubna i nažalost, preko svake mjere važno, pamćenje. La memoria è allo stesso tempo terribile e allo stesso tempo però anche indispensabile, è inevitabile. Meni se život već 25 godina pretvorio u pakao zato što ne uspijevam zaboraviti, imam slonovsko pamćenje. Per me, che ho una memoria da elefante, sono da 25 anni a questa parte, la mia vita è un inferno perché io non riesco a dimenticare. E ljudi smo zato što pamtimo, a živi smo zato što zaboravimo. Siamo umani perché siamo persone perché ci ricordiamo, ma viviamoci. Manteniamo in vita perché dimentichiamo. Mi ne bismo mogli živjeti da nismo obdarjeni lijepim talentom, darom, zaboravljanja. E quindi noi non potremmo nemmeno vivere se non avessimo questo grande dono, questo talento del dimenticare. Ali isto tako, nismo ljudi ako nismo prokleti duhom, dakle, sposobnošću pamćenja.
Però allo stesso tempo non siamo esseri umani se non abbiamo lo spirito e se non ricordiamo, cioè se non abbiamo il dono del ricordare. Ja sam davno zaboravio kako izgleda biti riba, kako se osjeća drvo, maso. Io ho dimenticato da molto tempo come si sente un pesce, o come si sente un cane, o come si sente... sì. Recimo, ja ozbiljno vjerujem da ribe šute zato što svakog razumiju i sve im je jasno. Per esempio, io sono convinto che i pesci tacciono perché capiscono tutti e sanno tutto ed è tutto chiaro a loro. Sicuro znam da pas pamti, jer ga možete dressirati. E sicuramente so che anche i cani ricordano perché è possibile addestrarli. I sicuro znam da drvo ne pamti, jer inače ne bi svake godine rađalo plodove i gubilo lišće. Sicuramente so che invece l'albero non ricorda perché sennò non farebbe le foglie nuove, non perderebbe le foglie tutti gli anni e non farebbe di nuovo i frutti. Perché racconto tutto questo? Ne možemo se odreći pamćenja jer smo jedno zauvijek prokleti duhovi. Non possiamo liberarci del ricordo perché noi siamo condannati con lo spirito. Ali kako se možemo osloboditi pogubnih dimenzija pace? Però possiamo liberarci delle dimensioni nocive del ricordo. Tako da se sjetimo drugih formi znanja i saznanja koji smo se odrekli zbog diktature kartezijanskog mišljenja. E così possiamo acquisire nuove forme di sapere, possiamo imparare a sapere, riconoscere, imparare quello che abbiamo dimenticato, quello di cui ci siamo privati a causa delle dittature cartesiane radicali. Svatite me, molim vas, ispravno, ja sam profesor, dakle cartesianac, dakle razionale. E quindi prendetemi la lettera, perché io sono professore quindi sono un cartesiano e sono un razionalista. Dakle, govorim o svojim nedostacima. E quindi parlo anche delle mie manchevolezze. Radi se o tome što mi ozbiljno vjerujemo da smo saznali samo ono što smo saznali razionalno. E quindi il problema è che noi pensiamo di sapere solo quello che abbiamo acquisito in maniera razionale. Ma razionale smo saznali samo ono što smo pretvorili u objekt. E abbiamo imparato in maniera razionale solo quello che abbiamo trasformato in oggetto. Kako saznati subjekt? Ma come possiamo conoscere il soggetto? Mi smo potpuno zaboravili da saznajem. Noi abbiamo completamente dimenticato che noi apprendiamo anche con il corpo, con le emozioni, con il sogno, con l'intuizione, con i presentimenti. Moja žena srećo ne misli samo razionalno, inače naravno ne bila sana. Mia moglie, per fortuna, non pensa solo in maniera razionale, altrimenti non starebbe con me. Nessuna persona normale potrebbe stare con me e amarmi, se pensasse così. Mi smo zaboravili da djevojčica, polupismena, možda nepismena djevojčica, Gretchen Margherita, sveznajućem Faustu. Daje odgovor na pitanje na koje on odgovora nije znao. Ci dimentichiamo che è la ragazzina inconsapevole, innocente, che dà la risposta al Faust, che non la conosceva. Sjećate se, na početku Faust on napravlja šta je sve studirao, šta sve zna sve. E quindi Faust all'inizio del
all'inizio proprio elenca tutte le cose che ha studiato, tutte le cose che sai, e alla fine sa tutto. Znači, samo ne znam šta je ono što svijet drži na oku. Però l'unica cosa che non sai è che cos'è che mantiene il mondo integro, cos'è che mantiene il mondo tutto compatto. In alto motivo che ti crede. E qui la ragazzina Margherita gli dice è l'amore. Šta hoću reći? Njegujući pamćenje, mi racionalisti druge uporno svodimo na objekte. Cosa voglio dire con questo? Che mantenendo, curando la memoria, noi razionalisti facciamo delle altre persone degli oggetti. Zato smo mi uvijek žrtve i drugi su uvijek počinioci, zločinci. E quindi noi siamo sempre le vittime e gli altri sono sempre i carnefici, i responsabili. Kad bismo pokušali o njima nešto saznati ljubavlju, emocijom, tijelom, saznati ih estetski. Se invece provassimo a conoscere di queste persone qualcosa attraverso il corpo, attraverso le emozioni, attraverso l'estetica. Forse la nostra memoria sarebbe meno pericolosa. E per questo prima parlavo del miracolo di Sarajevo. Meni su cattolici, pravoslavci, židovi, scientisti, drugi. Quindi per me i cattolici, gli ortodossi, gli ebrei e anche scienziati? No, scientisti, no. Scientisti, scusate, sì, sì, sono gli altri. Musulmani, agnostici, scettici sono i miei. Mentre i musulmani, gli agnostici e gli scettici sono i miei. Ma io se jednako raduje katoličkom Božiću ili pravoslavnom Vaskrsu kao i Bajram. Ma io gioisco allo stesso modo per un Natale ortodosso, Natale cattolico o la Pasqua ortodossa e il Bayram musulmano. Jer sam te druge saznao estetski. Perché quelle altre persone le ho conosciute in maniera estetica. Il che non vuol dire. Ja sam skeptik i agnostik, zato bezumno rado čitam Platona. E io sono uno scettico e un agnostico e quindi leggo molto volentieri Platone. Ma predajem i Aristotela. Però io insegno anche Aristotele. Dakle, morao sam ga saznati, inoltre ga se ne boji. E l'ho dovuto conoscere da vicino e non ho paura di lui. Dire delle piccole cose e non confrontarmi qui con Gevad, in cui ormai da 20 anni parliamo, discutiamo. Intanto mi colpiva in quello che hai detto la barbarie nel pensiero delle persone, questa espressione che hai usato. Vorrò fare 2 o 3 esempi. Però c'è una poesia molto bella di Sidran, e l'ha trovato in tutti i libri che ho curato io, che è si chiama torcete di lamente, che era un'espressione di Slavko Mladić, generale adesso all'AIA, quando bombardava Sarajevo, dice torcete di lamente, stritola a forza di bombe, dove un altro scrittore, Marko Vešović, lui lo cita e dice la memoria non è una matita per prendere gli appunti, ma una gomma per cancellare, di fronte a tanta tragedia, ai morti e così via. Vabbè. Però devo dirti anche questo, che il 14 novembre ero a Milano, io abito in parte lì, e ho un balcone su via Carducci e
ho visto passare gli studenti, migliaia di studenti, manifestazione piuttosto compatta, e ho, solo per la questione della gamba non sono potuto scendere a avvolgermi come Varlene dentro una bandiera rossa e andare con loro così adottato da loro, e però avevano uno striscione che diceva senza memoria niente futuro, parlando della scuola, cioè, quindi in ogni caso questo non è un libro di memoria, non è un libro di ricostruzione storica, questo è un libro di proposta. Si prendono due scrittori che parlano di un episodio in cui c'è una svolta nella repressione e che però poi sarà il battesimo di sangue della chiarezza, delle indicazioni che gli uomini e le donne della resistenza avranno. Volevo dirti, Enrico, che lì, prima di quello che hai letto, c'è un episodio ancora più grave, che è sempre la bambina che dice alla bambina, diciamo, Ilona in inglese, che dice a Maria, probabilmente l'alter ego, Dannochis dice: voi siete quelli che avete crocifisso il Cristo, due bimbette, e, o perlomeno avete, o perlomeno avete posto i chiodi, e sua mamma cattolica ungherese la sgrida, però questa bimba di famiglia ebrea non capisce più niente, poi capita che vede sui tram Verbote für Juden, e questa bimba comincia e dice: io ho vissuto in un senso di colpa continuo da bimba. Per cui lì sarebbe meglio che invece una memoria storica eccetera intervenisse, no? Come nei fatti di Simonino, come in tutte le provocazioni che determinano artatamente l'odio seminato tra gli oppressi. Perché il problema del dominio è come dividiamo gli oppressi, perché sono moltitudini. I ragazzi che occupano Wall Street parlano dell'1% che domina il mondo, facciamo il 10 che c'è la metà e questo è sicuro, ma per gestire il mondo, dominarlo, esprimerlo, ma per forza deve scatenare quella che tu chiami la barbarie nel pensiero delle persone. E se è possibile un minuto, faccio tre episodi che sono capitati in questi giorni, andando in giro a fare il tour, vuoi dove folle, vuoi dove pochi. Un episodio precedente, a Sarajevo io ho costruito una cooperativa di donne e c'era una ragazzetta, Senka Akhmetovic, che adesso è una donna con marito, bimbo, eccetera, che era scappata da quei genitori dall'assedio, aveva fatto le scuole in Italia, era tornata e parlava benissimo italiano. E una delle donne ha detto: ma c'era una ragazza che bisogna guadagnare, una bambina era di 14 anni, e l'accompagnavo a casa la sera perché abitava fuori. Arrivo lì da sta poveretti dei genitori sbatacchiati fuori dal loro paese, finito il loro paese, poveri, emigrati, profughi in Italia e poi sono tornati. Abbiamo parlato dell'Afghanistan e dei talebani e loro mi hanno detto questo. I Buddha non sono stati i talebani a bombardarli, ricordate i grandi Buddha, ma i comunisti cinesi. Io sono rimasto allibito, poi gli ho detto: no, come i comunisti cinesi? Ok, e questo è a barbarie. A Parma un signore che voleva provocare ha chiesto a Carassane e a Goran Levi: io so che la brigata SS musulmana, che c'è stata effettivamente, come ahimè ci sono state le formazioni di destra nazista, ebraiche e anche gli ebrei fascisti, e questa è la tragedia che si vive, la brigata SS musulmana è responsabile dell'80% delle uccisioni degli ebrei nei Balcani. Ora voi pensate che c'erano gli Ustas, c'erano gli ungheresi, come... E Goran Levi, che era un gentiluomo, ha detto: ma dove ero io, in quei poli di Serbia c'erano gli ungheresi, gli Ustas, cioè i croati, che avevano entusiasticamente, non aderito, costruito una spalla molto forte al nazismo, e gli italiani anche. E Jevan Karasa dice: ma Sarajevo, per quello che so io, c'erano gli Ustas, i tedeschi, e sono loro, e dice: per quanto la brigata SS musulmana, ci sono i libri,
per questa adesione di un gruppo, ma nelle guerre succede tutto, dice che è andata a Stalingrado, la battaglia di Stalingrado, dice per fortuna non è più tornata. E qui siamo, ieri sera a Trieste, veramente è stato entusiasmante, eravamo ospiti della comunità ebraica di Trieste, alla fine un giovanotto, un ragazzo non, con un'aria anche non male, è venuto vicino e mi ha detto, senta, lei che sa un po' di cose lì, è vero che prima di bombardare la Viesnitsa, cioè la Biblioteca Nazionale Universitaria di Sarajevo, nell'agosto del 1992, viene bombardata dai nazionalisti serbi che sedevano la città, che mirano alla biblioteca, no? Proprio, che è un disastro, lo dico un po' così perché più o meno tutti sanno questi episodi. È vero che 12 ore prima hanno telefonato i serbi, dice, hanno telefonato, hanno avvisato, vi bombarderemo, ma insisteva. Beh, dico, guarda, è una cosa, stai dicendo, fuori dal mondo, ma quando anche avessero telefonato, cosa facevano? Spostavano milioni di libri? In una città dove non c'era niente, né camion, non c'era più niente nell'agosto del 1992, perché era finito tutte le riserve, non c'era una macchina, non c'era niente. Dico, come fai a dire una roba del genere? Nema Vese, non c'è nessun legame con la realtà, però appunto fa parte di questa oscillazione gigantesca che nelle moltitudini oggi abbiamo nel pensiero, per cui io ritengo invece che su Simonino, sull'eredità di Costantino, sull'invenzione della tradizione, su questo, noi abbiamo la battaglia culturale in corso. Anche perché, se, oppure su neologismi e divani del linguaggio come etnie, noi dobbiamo veramente tenere il punto, ma non per resistenza, ma perché se arriviamo alla guerra, lì noi siamo morti, lì proprio non puoi più fare niente. E così noi andiamo in giro come tre disgraziati a fare questo lavoro. Ecco, è naturalmente una domanda terribile, come diceva De Vero, no? Perché c'è anche, per esempio, in psichiatria, i basagliani, i miei amici di Trieste, Franco Rotelli dice no, la memoria, no, basta, perché è quella che tortura l'iperbole della normalità che noi troviamo dentro i borderline e così via. Ma vabbè, io invece dico che senza con ciò diventare un ricercatore, e comunque guarda che questo non è un libro di memorie, e io dico che invece senza memoria niente futuro, come gli studenti stranamente hanno, che io non so il loro dibattito che punto è, hanno, tenevano questo grande, estrema grande striscione, non un cartello, e i vari spezzoni della manifestazione di Milano. Scusate se ho preso tempo, ma avevo voglia di dirvi gli episodi della barbarie, perché ormai siamo in preda. Rispondo solo perché mi ha chiesto, non voglio sottrarmi. Allora, Karajan ha detto benissimo che comunque la memoria ce l'abbiamo. E allora o la coltiviamo oppure rischiamo di avere una memoria distorta. E se perfino in Trentino, adesso non voglio scendere proprio, qualcuno pensa di fare un museo dell'autonomia per vincere le elezioni, se siamo arrivati a questo. Oggi Franco Rella sul nostro giornale dice giustamente, non hanno i soldi per spalare la neve, vogliono fare un museo dell'autonomia. Allora, in tempi in cui la memoria viene usata, l'unica difesa che abbiamo è coltivare la memoria con verità. Cioè, memoria e verità, non memoria da brandire contro qualcuno, ma con quel bellissimo binomio, quel bellissimo parallelismo che ci ha detto prima, ricordare e dimenticare. Quindi non una memoria che ferisca o rivolta contro gli altri. E il rischio c'è nel maneggiare la memoria, come c'è nel maneggiare i coltelli, ma dobbiamo farlo, è un rischio necessario. Brevemente le dico solo la mia esperienza personale. Mia mamma, che era ebrea, è stata perseguitata, nascosta, e mi ha sempre detto, guarda che in fin dei conti in Italia il fascismo è stato l'acqua di rose. E
Quando poi ho cominciato, e onestamente non era, non aveva maturato un razzismo, però nei confronti dei tedeschi avevo qualcosa, non mi ha mai insegnato di odiare i tedeschi, però si sentiva parlare tedesco anche perché era bambina e per lei la lingua tedesca era la lingua dello scappare. E mi aveva detto, ma in fin dei conti però da noi il fascismo è stato all'acqua, sono i tedeschi che hanno, perché da noi il fascismo è stato all'acqua di rosa, non è... Poi quando sono cresciuto ho scoperto che su 28.000 ebrei 7.000 ne hanno fatti fuori, pochi nella mia famiglia ma anche nella mia famiglia. E allora un giorno ho detto, ma uno su quattro vuol dire che in casa nostra siamo, eravamo in quattro, uno non ci sarebbe più, ti sembra tanto all'acqua di rosa. E studiando, crescendo, coltivando una memoria distaccata per quanto possibile, ho scoperto appunto, lo citavo prima, la Rosa Bianca, quanti tedeschi si sono opposti, e ho scoperto che nella nave dei derelitti, in quel momento condividevamo, come ricorda sempre Munio Vadia, non solo con gli oppositori politici, ma con i gay, con i testimoni di Geova, con i Rom. Quindi non è solo un problema nostro. Io scrivo poco, cerco proprio per conflitto di interesse. Mi ricordo quando uscì il primo film a puntate, non so se era l'Olocausto, in televisione, il primo film che fece sull'Olocausto, fece un programma, uno sceneggiato in qualche... E mi ricordo che io lo criticai perché dissi, non si parla dei Rom. Cioè non è che puoi raccontare l'Olocausto senza parlare dei Rom, se vuoi fare una cosa storica, è diverso se racconti un fatto, è un'altra, ma se tu fai un film che si chiama L'Olocausto devi raccontare tutto. Ecco, e ognuno racconta un pezzo di... Ecco, io credo che i protagonisti si raccontano una storia diversa. Io però ho capito, mia mamma non poteva accettare che i suoi concittadini l'avessero discriminata, quindi fascisti buona gente. E beh, ma se noi non diciamo che ognuno di noi può diventare cattiva gente, domani, come diceva Govallemi, saremo cattiva gente noi. Quindi, ripeto, la sua conclusione è straordinaria. Noi dobbiamo ricordare per fare in modo di non formare un modo di cui i nostri discendenti si debbano accompagnare. Dobbiamo farlo con la consapevolezza che lei ha detto, sapendo che la memoria può far male, può uccidere. Qualche annotazione, presidente del Forum della Pace. Qualche annotazione così sparsa. Allora, intanto, grazie di tutto, è davvero interessante questa serata. Ieri sera ero a Firenze e avevamo un incontro sul tema del volto di Ulisse, e dunque di Bekim Femiu, questo grande attore jugoslavo. Ed eravamo a colloquio con, c'ero io, c'era Giuseppe Colangelo e c'era Vinicio Capostelli. E abbiamo discusso appunto di questa figura, che nell'immaginario delle persone della mia generazione era, come dire, che probabilmente rimarrà il volto di Ulisse. Bekim Femiu nel 2010 ha deciso di togliersi la vita perché non sopportava più, insomma, quello che era accaduto nel suo paese. La cosa interessante di questa cosa è che ieri appunto a Firenze, così come abbiamo fatto a Trento qualche settimana fa, veniva inaugurata una mostra sulla figura di Bekim Femiu, e che questa cosa era realizzata da un gruppo di giovani di Bečpej in Kosovo, da un gruppo di giovani di Kraljevo in Serbia e da un gruppo di giovani di Prijedor in Bosnia e Erzegovina. Allora, a me pare che sia una cosa interessante questa, perché quando si parla di memoria, in genere tendenzialmente sono le persone anziane a farlo. E il fatto che invece ci siano, come dire, appunto qualche decina, insomma, di giovani a parlare di memoria
e di farlo attorno ad una figura come il volto di Ulisse, e parlando dell'Ulisse come metafora del tempo, di ogni tempo, mi sembra davvero un fatto molto importante, perché questo significa in qualche modo immaginare appunto il tema della memoria, affrontare la questione della memoria non soltanto come il bisogno di parlarne, ma anche come il bisogno di elaborare le vicende, insomma, che sono venute prima di te, insomma. Quindi non è soltanto un problema, voglio dire, appunto, che senza la memoria del passato non c'è futuro, ma il problema è proprio il fatto che, voglio dire, appunto, perché si può fare anche tanta retorica della memoria, e dunque, voglio dire, se c'era un paese che faceva retorica della memoria era proprio la Jugoslavia, insomma, non c'era luogo che non, no, che non diventasse motivo, come dire, di grandi celebrazioni della lotta partigiana, eccetera, eccetera. Il problema sta proprio qui, il fatto, a mio modo di vedere, cioè il fatto che, appunto, se vogliamo in qualche modo far sì che la storia non si ripeta, che il passato non passi, è importante in qualche modo riuscire a elaborare il passato, elaborare i conflitti, cercare, come dire, appunto, di lavorarli in qualche modo, proprio per non semplicemente ricordare, ma per capire. E a questo proposito a me pare, voglio dire, che il tema non riguardi soltanto, come dire, quello che è accaduto dentro la vicenda, insomma, che qui viene raccontata in questo libro. Questa cosa riguarda, come dire, un po' tutto il Novecento e probabilmente non solo, insomma. Perché anche qui, voglio dire, io credo che il problema sia proprio quello dell'elaborazione del Novecento in tutte le sue parti, insomma. Chi non parla dell'Olocausto? E però, perché non si parla di quella scritta che stava davanti all'ingresso di Auschwitz? Non è soltanto parlare di ciò che della tragedia che è accaduto, ma del fatto che quel Arbat Mahfray rappresentava un programma, rappresentava, come dire, il delirio in qualche modo del Novecento. Rappresentava il fatto che la rivoluzione industriale venisse applicata al principio di guerra e di morte, che era qualcosa di più che non semplicemente la pulizia etnica, o comunque, voglio dire, appunto, contro qualcuno in particolare. Così come non abbiamo elaborato per nulla ciò che accadeva, come dire, in quegli anni e negli anni successivi attraverso, come dire, la questione del Gulag. Abbiamo forse elaborato il Gulag qualche tempo fa, voglio dire, c'è stata una delegazione del Consiglio Provinciale di Trento che è andata ad Arkansas, che non sapeva nemmeno dove stava andando. E Arkansas, che era, come dire, il centro della colima. Vuol dire che, vuol dire, un'intera istituzione non aveva mai avuto a che fare con Solzhenitsyn, vuol dire, perché altrimenti avrebbero saputo cosa rappresentava quella città, come dire, eppure, come dire, questa cosa non è importante, perché, ma perché, voglio dire, e guardate che se facciamo il conto delle tragedie, vabbè, insomma, anche sul piano dei numeri non è certo indifferente. Così come, appunto, non abbiamo elaborato gli anni 90, che ancora rimangono, come dire, dentro questa opacità di fondo. Immaginando, appunto, perché quando si parla delle tragedie della Jugoslavia si parla ancora oggi di guerra etnica. Quando qualsiasi persona che solo, come dire, si è solo affacciata dentro quella vicenda sa perfettamente che non di guerra etnica si è trattata, ma di una guerra postmoderna dove gli attori erano dei gangster, a prescindere dalla loro nazionalità, dalla loro religione o d'altro. E dunque una guerra che anticipava, come dire, il futuro, piuttosto che non, appunto, una guerra arcaica come... E poi ci dimentichiamo il fatto che dentro quella guerra c'era qualcosa che ci riguarda oggi in particolare. Perché lo si diceva prima, quando si è bombardata
e si è bruciata la Biblioteca Nazionale di Sarajevo e l'Istituto Orientale di Sarajevo. Non si come distruggeva soltanto come dire, soltanto per modo di dire, insomma, qualche milione di volumi. Era il senso stesso dell'Europa che veniva bombardata. Perché lì si bombardava, come dire, il fatto, l'idea di un'Europa come insieme di tante minoranze. E non dobbiamo mai dimenticarlo, quando noi abbiamo volto lo sguardo altrove, quando noi abbiamo fatto finta di non vedere, non è che veniva bombardata la storia di qualcuno in particolare, veniva bombardata la nostra storia. E noi appunto abbiamo fatto finta di niente, noi insomma, non noi qui probabilmente, no? Anzi, abbiamo in qualche modo immaginato che questa cosa avesse a che fare, voglio dire, con l'arcaicità di quei luoghi, quando invece questo non era vero affatto. E allora io credo che non dovremmo mai smettere appunto di elaborare appunto questi pezzi di storia che io credo appunto rappresentano un pezzo di riflessione sul secolo che ancora non abbiamo scollinato, e non dimenticando appunto che il Novecento inizia e muore a Sarajevo, e anche questo probabilmente non è affatto casuale. E quindi io credo che un lavoro come questo insomma sia importante perché si permette, a partire appunto dal racconto, dai particolari, dai piccoli episodi, se volete, insomma, no? La possibilità appunto di trovare ragione per capire ciò che è accaduto e capire appunto il fatto che oggi il descrivere il mondo in bene e male, bianco e nero, eccetera, non ci aiuta mai a comprendere la complessità e il fatto che dentro queste vicende ciascuna delle persone che ne è stata protagonista era insieme vittima e carnefice. E dunque voglio dire che dovremmo in qualche modo sempre interrogarci sul fatto che se noi fossimo stati in quel contesto probabilmente avremmo potuto non essere diversi. E io credo che in questo ci sia anche, come dire, il bisogno, come dire, di un'indagine che non riguarda soltanto il passato, la storia, eccetera, ma che riguarda l'indagine sull'uomo, insomma, su ciascuno di noi e sul fatto che appunto ciascuno di noi è insieme vittima e carnefice, insomma. Oggi parliamo d'altro, ma in questi giorni sto lavorando molto sul tema del limite e mi piace ricordare il fatto che Andrea Zanzotto, poco prima di lasciarci, ci lasciò appunto questo epigramma: in questo progresso scorsoio non so se vengo ingoiato o se ingoio. Siamo appunto ciascuno di noi vittima e carnefice dentro questo tempo, insomma. Io credo che questo sia importante proprio perché non si debba usare la memoria come clava contro qualcuno, ma per riflettere ciascuno di noi. Sì, era così bella la conclusione che non volevo, però visto che il bravo moderatore deve salutare, però insomma, grazie a tutti della vostra partecipazione e grazie soprattutto per questa occasione di dibattito. Buonasera, arrivederci.